Ognuna delle nostre cellule ha in dotazione una specie di enorme manuale, di quelli che nessuno legge per intero. E me ne guardo bene. Che contiene le istruzioni necessarie per costruire e far funzionare tutto. Questo manuale si chiama DNA. Nel DNA le istruzioni sono scritte usando un alfabeto composto da sole 4 lettere, che si chiamano anche basi. Ma invece di essere distribuite in pagine, come nei libri, le lettere del DNA sono sistemate in file, file interminabili, fatte di milioni e milioni di basi. Come se ciò non bastasse, queste file sono doppie. Il DNA, infatti, ha una struttura che assomiglia a una cerniera lampo, chiusa. Scusi, professore. Nella quale ogni base è accoppiata a quella che le sta di fronte. Per rendere le cose ancora più complicate, questa specie di cerniera si avvolge su se stessa in modo da formare una spirale salvaspazio. Quella spirale non è altro che la famosissima doppia elica del DNA. Dopotutto si sa, a noi umani le cose semplici non piacciono mai, no? Ce l'abbiamo proprio nel DNA, professore. Questa è l'ultima, per favore. Non scherziamo su queste cose. Allora. Il DNA, lungo e avvolto su se stesso, è complicato da maneggiare. Quindi la cellula, quando deve accedere alle informazioni che contiene, accede di volta in volta ai pezzi che le servono. Un po' come si fa con Wikipedia. Non la leggiamo mai tutta. Infatti è andato via, lui non la legge proprio mai. Per farvi capire, più o meno funziona così. Se deve utilizzare un pezzo di istruzioni contenuto nel DNA, la cellula apre la molecola come una cerniera, separando le due file di basi, poi sceglie una fila e la ricopia quante volte vuole. In questo modo ottiene tante mezze cerniere che sono molto più piccole e maneggevoli e si chiamano RNA. Sui dentini di questi RNA sono scritte in una specie di alfabeto Braille le istruzioni che servono per produrre le proteine. Degli strumenti molto importanti per le cellule. Le proteine, infatti, con l'aiuto degli RNA, fanno praticamente tutto quello che c'è da fare nella cellula. Professore, può ripetere perché mi è sfuggito qualcosa, non è stato chiaro. Allora ricapitoliamo. DNA, cellula, cerniera, fotocopia a metà, RNA, struttura che si divide, piccoli pezzi. Sta scoppiando la testa, professore. Speriamo che voi che vedete abbiate un po' più di acume di quest'uomo qua. Tuttavia, con tutto questo copiare e fabbricare, anche alle cellule ogni tanto può capitare di fare qualche errore. A volte una proteina viene fuori tutta storta, brutta, sformata, e lo stesso può succedere con gli RNA. Ma di RNA e proteine la cellula ne ha talmente tante copie che una difettosa in genere non le crea nessun problema. Se invece fa qualche casino con il DNA, la cellula rischia grosso. Le istruzioni infatti possono rovinarsi o diventare illeggibili e quando poi la cellula che le deve utilizzare per forza ne ricava gli RNA e le proteine, questi vengono fuori tutti difettosi. Un po' come in Wikipedia, quando c'è un errore e tutti copiano e da lì l'errore si diffonde a macchia d'olio, eccetera. Per questo i danni al DNA possono avere conseguenze molto gravi sulle cellule e sull'intero organismo e possono causare numerose malattie, anche gravi. Ma nella maggioranza dei casi questa doppia elica è un prodigio della natura. Non sempre. Alla prossima pillola di scienza. E rovinato anche proprio il finale. Dal 1965 AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, finanzia la migliore ricerca sul cancro in Italia e si impegna per diffondere una corretta informazione sui temi della prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Per maggiori informazioni AIRC.it o numero verde 800 350 350.